Presentato il piano di Ateneo per le pari opportunità dell'Università di Camerino, che andrà ad integrarsi con il piano strategico di Ateneo. Molteplici le strategie previste, tra le quali un monitoraggio di genere interno e un contest rivolto agli studenti universitari e delle scuole superiori, sui temi dei diritti delle donne e il contrasto alla violenza di genere. Anche Unicam è impegnata con la giornata del 25 novembre contro la violenza sulle donne. Quali sono le strategie previste, le azioni sul piano organizzativo? Beh, noi abbiamo già predisposto un piano che seguiremo nei minimi particolari, un piano che si integrerà con il nostro piano strategico di Ateneo, un piano che cercherà di non solamente controllare e verificare che le pari opportunità, la parità di genere siano rispettate, ma un piano che cercherà anche di incentivare un percorso che porti alla parità di genere. L'anno accademico è stato dedicato a Liliana Segre. Come mai questa scelta? Liliana Segre è una persona che ha subito violenza, che continua a subire violenza, che subisce violenza per quelle che sono le sue idee, per quelle che sono le sue opinioni, e ha subito violenza semplicemente perché la sua famiglia era ebrea, neanche generi o diversi, ma semplicemente perché era ebrea. Ecco, noi vogliamo, con questa dedica che abbiamo fatto a questa meravigliosa donna che con la sua forza ci stimola ogni giorno veramente a guardare avanti, a guardare ad una società migliore, con questa dedica noi vogliamo far risaltare come il tema della parità di genere è al centro dell'Ateneo di Camerino. Riconoscimento anche per lo spot promosso grazie alla cooperativa sociale Il Faro. È stato realizzato questo video particolare che si chiama Bona. Come è nato il video e che scopo ha questo video? Noi siamo il gruppo scout Porto San Giorgio, gruppo clan La Rocca, e l'abbiamo realizzato insieme all'associazione Il Faro. Nasce da quella che è stato comunque un progetto che abbiamo fatto insieme. Infatti abbiamo fatto degli incontri di teatro che poi si sono conclusi con la registrazione di questo video. È stato comunque molto stimolante, ci ha fatto riflettere su diverse cose che magari non ci pensiamo, anche l'utilizzo del linguaggio stesso. Il fatto soprattutto che nel video vediamo come viene mercificato il corpo di una donna, perché alla fine è proprio così che ci sentiamo come genere, quindi siamo molto soddisfatti. Anche la parte maschile comunque si è rivista e ha compreso cose che magari la società non ci fa comprendere, non ci fa riflettere, e per questo non capiscono, non perché non vogliono, ma perché comunque viviamo in una società che non ci dà la sensibilità per poter capire determinate cose.